Ritengo che un artista abbia anche, non l'obbligo, perché non vorrei metterla come un obbligo, ma insomma è carino se si presta ad attirare l'attenzione su certi argomenti, su certe problematiche che altrimenti non dico che passerebbero inosservate, ma comunque insomma almeno c'è una gran cassa superiore e l'attenzione è maggiore, diciamo. Quindi lo dobbiamo fare, ma lo dobbiamo fare, come ho detto, non per obbligo, ma perché è un piacere per noi sicuramente. Un connubio tra arte e beneficenza, questo è il senso della raccolta fondi organizzata dall'Associazione Semi di Pace International in favore dei bambini del mondo. Katia Ricciarelli si è esibita di fronte ad una platea gremita nella chiesa di Santa Maria in Castello di Tarquinia. Da sempre attivo nella beneficenza, il soprano rodigino ha dato il suo contributo professionale ed umano, dimostrando ancora una volta di meritare la fama internazionale di grande artista. I giovani piccoli, diciamo che devono aspettare almeno avere 15-16 anni prima di avvicinarsi. Hanno partecipato all'evento anche le scuole elementari Corradio e Mario Nardi di Tarquinia e la scuola Manzi di Civitavecchia con un coro di 40 bambini, mentre alcuni ragazzi delle scuole medie hanno letto delle poesie. Tra i presenti per rappresentare il comune di Tarquinia anche il primo cittadino Mauro Mazzola, particolarmente soddisfatto il presidente di Semi di Pace International. Sì, direi proprio che l'arte e la solidarietà si sposano molto bene, soprattutto quando persone importanti, personaggi importanti del mondo dello spettacolo, dell'arte, riescono a condividere e a sposare progetti umanitari importanti nel mondo. Un evento che sottolinea dunque l'impegno di Semi di Pace non solo nella concreta raccolta di fondi per i meno fortunati, ma anche nell'educazione dei più piccoli alla cultura e alla solidarietà.